Un bonifico bancario da oltre 16.000 euro è arrivato sui conti corrente degli 80 consiglieri regionali lombardi, una cifra monstre per il primo mese e mezzo in carica che ha suscitato subito polemiche. A rivelarlo sono stati gli eletti del Movimento 5 Stelle che da ieri hanno pubblicato online i cedolini dei rispettivi stipendi. I grillini confermano di aver mantenuto la promessa elettorale. Nelle loro tasche restano solamente 3.000 euro netti al mese mentre il resto sarà accantonato in attesa che la Giunta regionale approvi. La costituzione di un fondo per il sostegno del microcredito alle piccole imprese? Ci sembra effettivamente un emolumento eccessivo. È giusto che il consigliere regionale abbia di che vivere adeguatamente. Ma qui si parla di arricchimento personale. Forse non è il caso in questo momento. Dal Partito Democratico Fabio Pizzoli invita i grillini ad evitare polemiche sugli stipendi perché presto entreranno in vigore le norme previste dal decreto sulla spending review voluta dal governo Monti, che darà un taglio ai costi della politica anche in Regione Lombardia. Lo stipendio dei consiglieri regionali, che attualmente è composto da una voce fissa e da una diaria, sarà abbassato fino a raggiungere quota 8.000 mila euro netti al mese. Eh, non si illudano quelli che hanno avuto questo accredito che continuerà così eh, sarà molto molto di meno